Prodotti unici della terra, l'arte nel trasformarli, ma anche culture e artigianato. Tesoro in mostra nella seconda settimana che vede la Calabria protagonista nello spazio a rotazione che il Padiglione Italia dedica alle regioni. Protagonisti, giorno dopo giorno, i gruppi di azione locale. In questo specifico spazio noi vorremmo promuovere, intenderemo promuovere due specificità del territorio molto importanti. Uno è il Bergamotto e l'altro è l'IGT Vino Palizzi. Inoltre abbiamo anche portato qualche pezzo di artigianato locale che tra altre cose viene identificato con i tipici disegni dei greci di Calabria. Tra tutte le pubblicazioni e tra tutti i lavori che noi abbiamo fatto in questi anni come gruppo di azione locale, siamo fieri della creazione di un marchio d'aria, il marchio d'aria tirrenico, un marchio d'aria che è anche un momento di raccordo e di creazione di rete fra tutti i produttori dell'agroalimentare del Basso Tirreno Reggino. Per la prima volta nella provincia di Reggio Calabria siamo riusciti a mettere insieme attorno a un tavolo tutti quelli che sono i migliori e i più importanti produttori agroalimentari, e insieme a loro abbiamo creato un marchio e abbiamo creato il cosiddetto marchio tirrenico. Il pezzo forte della nostra presenza, che è il Codex Purpureus Rossanensis, un evangelario del VI secolo, un evangelario bizantino che è candidato a bene UNESCO e che con la collaborazione dell'Arcidiocesi di Rossano abbiamo portato qui in mostra all'Expo.